Tanto tempo fa c'era un cacciatore che da qualche giorno non mangiava, aveva fame, rischiava di morire di fame, però non rinunciò a cacciare. E quel giorno si riempì la taretra di frecce, prese su arco, uscì, si nascose all'interno del bosco dietro la quercia più grande e stette lì ad aspettare una possibile preda da cacciare. Sei un orso e non sai dove trovare il miele, eh? Nell'albero cavo, no? Vero. Grazie. Prego. Passo pesante dell'orso, neanche con quello saltellante della poiana, ma con un passo felpato, con un fare guardingo, insomma era la volpe. Presentarono la famiglia reale. Ma che famiglia reale, piuttosto particolare. Il re ogni mattina, prima che gli altri si svegliassero, era il primo a svegliarsi, andava a parlare con i suoi uccellini. A volte però la regina lo sorprendeva. Io sono la regina? Sposata a questo re che parla solo con gli uccelli. Sì, non fa altro che parlare con gli uccelli da mattina a sera, da sera a mattina. Mai con sua moglie, non pensa neanche a sua figlia, che deve sposarsi. Ritardo! Oh, Isabella! Lo sai che abbiamo un pretendente? Un nostro ospite? Forse questa è la volta buona che la sposiamo, speriamo! Attenzione, avrai tre possibilità. Se ci riuscirai, la sposerai. Ma se non ci riuscirai, sarai bastonato. E l'orso arrivò. Oh, amico mio, hai visto? Oh, hai avuto bisogno di me? Scommetto che devi nasconderti. Certo, non so dove nascondermi. Mi aiuti. Certamente, sono venuto per questo. Salta sul mio groppone.
ti condurrò io in un posto così buio e riposto che lei, la principessa, non ti troverà. E il cacciatore, quando tornò al castello, fu picchiato dalle due guardie. Il cacciatore si prepari a ricevere la punizione! Ma nemmeno proprio! Certamente! Primo colpo! Secondo colpo! Posso dire aia! Il cacciatore può dire aia! Aia! Sulla spalla della principessa e si infilò sotto il suo vestito. E quando il giorno dopo prese la scaletta, quella magica, e andò sulla torretta, vi salì sopra e guardò a nord, a sud, a est, a ovest, in basso, in alto, ma non lo trovò. Non è possibile! Il cacciatore si ricordò delle bastonate e volle vendicarsi. E la pizzicò sul collo. Aia! La pizzicò sulla spalla. Oh, oh! La pizzicò sulla panza. Oh, oh! La pizzicò sulle terga. Ah! Che? Il culo. Ah! Che non si dica in giro che la principessa ha le pulci! No. Va bene, cacciatore, sei stato bravo. Vieni fuori che ti sposo. Si sposarono. E addirittura ci hanno detto che vissero felici e contenti. E la volpe? La volpe visse al castello finché visse.